Sì, lo possiamo fare dopo una serie di autorizzazioni che sono arrivate a cascata dalla regione fino a essere recepite dai nostri sindacati. La circolare regionale è datata 14 luglio, il 19 è stata recepita dai nostri sindacati, quindi le farmacie sono attive con tutto quello che riguarda la filiera logistica sul territorio. A fare chiarezza è Francesco Russo, titolare dell'omonima farmacia di Montesilvano e presidente dei giovani farmacisti abruzzesi, il quale spiega come dopo il via libera degli organi competenti una circolare della regione Abruzzo apre alle farmacie per effettuare le quarte dosi anti-Covid agli over 60 e ai fragili. Dal 20 luglio nelle farmacie abruzzesi è dunque possibile effettuare la quarta dose, ma anche i medici di base che lo vogliano possono svolgere il servizio. C'è richiesta da parte dei clienti? La richiesta c'è ed è tanta, anche se siamo stati sorpresi in realtà dalle tempistiche di questa quarta dose, perché ci aspettavamo un'adesione massiccia per quanto riguarda l'autunno, ma questo picco di contagi ha richiamato tutto il tessuto sanitario a dover rafforzare, soprattutto per le categorie particolarmente fragili, quindi per gli over 60, ma in particolare per coloro i quali hanno delle patologie che possono esporre a rischi per quanto riguarda sia il Covid nell'immediato sia il long Covid. Diciamo, siamo stati chiamati a metterci a disposizione ancora una volta con estremo piacere. Le adesioni sono tante, anche perché la farmacia semplifica di parecchio, diciamo, di solito il vario iter. Stanno riattivando sul territorio anche le varie filiere degli hub vaccinali. In più aggiunge c'è anche la rete dei medici di base. Si può accedere alla vaccinazione tramite il medico di medicina generale sul portale regionale, insomma da lì si può a cascata prenotare, insomma, il proprio medico che lo fa, si mette a disposizione e farlo. Anche per le farmacie, volevo dire, è comunque importante la prenotazione al fine di organizzare al meglio tutta la ripartizione delle dosi, perché bisogna mantenere una certa catena del freddo, quindi va organizzata anche a multipli in base alle fiale che arrivano, perché ad esempio il vaccino Pfizer, che è il deputato della dose booster, della quarta dose, ha sei dosi all'interno di un singolo flaconcino. Una volta ricostituito bisogna esaurirlo nelle 6 ore, diciamo, dalla ricostituzione. Quello che ci gratifica molto, dice Russo, sono i riconoscimenti arrivati a furor di popolo alle farmacie. Cioè il cittadino che ha chiesto ai decisori politici di dare questo spazio alle farmacie. Quindi sia per i vaccini, che sono stati impegnativi e molto tecnici, ma anche per i tamponi, che hanno garantito sia una concorrenza sui prezzi e garantiscono anche una rete accessibile, capillare, per un tracciamento efficace che rimane effettivamente il primo anello della catena, insomma. Assolutamente ci si può vaccinare, rimane la libera scelta chiaramente della struttura e del professionista che la gestisce in base alle esigenze interne, ma l'autorizzazione c'è. Mancava proprio una firma importante per quanto riguarda poi tutte le ricadute anche legali che questi vaccini hanno, perché c'è tutta una modulistica da compilare in maniera attenta, chiaramente per tutelare quello che è lo scopo della farmacia primaria, tutelare il paziente, che è sempre stato e sempre sarà, diciamo, il nostro obiettivo principale.